pronto per questa avventura. L'ex concorrente dell'ultimo Grande Fratello si lancia come opinionista. Dopo il Grande Fratello l'ex concorrente è pronto per il ruolo di opinionista. Lo ha raccontato durante un'intervista a Nuovo, il giornale diretto da Riccardo Signoretti. In queste settimane si è parlato molto di alcuni ex protagonisti, tra questi Marco Maddaloni che ha pubblicato il suo primo libro dal titolo L'anima del campione. Spontaneità, forza e determinazione sono solo alcune delle qualità che emergono dalle appassionanti pagine del libro L'anima del campione di Marco Maddaloni. Un racconto tramite il quale è possibile seguire le varie tappe della carriera sportiva del judoka, del suo vissuto personale e della sua sfera privata, e in cui non è solo l'atleta a risaltare, ma anche l'uomo. Un testo in cui racconta anche le sue difficoltà, come sportivo i titoli ce li ho ma non sono un calciatore e a me piace la bella vita. Marco Maddaloni, dopo il GF sogna un ruolo da opinionista. Nel senso che mi piace andare a mangiare fuori con mia moglie, mi piace l'idea che i miei figli stiano in piscina, ma siccome non sono un calciatore. Uno dei suoi desideri era quello di andare in TV. Ed è per questo che si candida per il ruolo di opinionista nella Talpa. Interrogato da un giornalista sulla possibilità di partecipare ad un nuovo reality ha detto: stavolta però vorrei andare in studio come opinionista. Dopo aver vinto Pechino Express nel 2013 e l'Isola dei Famosi nel 2019 ed essendo stato 4 mesi nella casa più spiata dagli italiani credo di essere la persona giusta per parlare delle dinamiche e di strategie. Poi ha parlato anche del suo passato e delle difficoltà. Avere chiaro un obiettivo e fare in modo che diventi un'ossessione. Stato così quando ero un atleta. Anche se poi il sogno si è trasformato in incubo perché non sono riuscito a vincere le Olimpiadi. Che Mediaset abbia deciso di dargli un'possibilità.